avanti. Riprenditi il forte. Il pava è stato abbandonato da tutti. Tranne che dai polabi. Io direi di chiedere a tutti, dare via tutto quello che possiamo per gli accessi militari per sto postaccio. Dov'è la polabia? No, vabbè, ma accetta, già così una pace bianca. Ah, bene. Leviamola da mezzo. Vabbè, Roma ce la dovrebbe da forse. Adesso siamo al 99%. Prova a chiedere Roma, vedi se c'è. Ma no, 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 chiedi, io imponi. Beh, 99% se non ci dà Roma. Le bombarde si okay, ci dà Roma, si formerà una coalizione gigantesca. E va bene. Tutti. Potremmo perdere gli alleati pure, Prussia e così via. Ora chiediamogli anche i soldi. Porca troia, qua secondo me le pigliamo nel culo. Aspetta, rimettiamoci, aspettiamo un altro po'. Mettiamoci in ordine. Madonna mia, c'è praticamente tutto il mondo. Potrebbe. Mamma mia. Più che altro il problema è che siamo a zero riserve militari. Questo non è bello. Ah, cioè, perdiamo anche gli alleati. Ustia! Ma ragazzi, questa presa di Roma ci costa tantissimo. Allora, dobbiamo mettere a posto gli eserciti perché veramente... Allora, 25 la lunghezza massima, quindi dobbiamo fare 23, 22 e 3. Vadi, signora... Vediamo qua. 22 e 2, questo va bene. Il mondo non è ancora pronto per dire no al papato. Intanto i nostri San Gennaro Marittima e Nova Trinacria sono venuti a saccheggiare Roma. Sono così orgogliosi dei nostri figlioli. 16.000 caraibici furiosi. È arrivata la perla nera. Fa il bottino. Siamo a 100. Allora, se accettiamo sarà tosta, non so cosa accadrà. Chi si fosse allontanato, praticamente il pace bianca con Francia e Lega Lombarda, papato è lì per darci Roma, ma ci scatenerebbe contro tutto il mondo conosciuto cristiano, quindi stiamo valutando. Diciamo che il nostro diplomatico ha un po' di pressione sulle spalle, lì che suda. Vai, perché, prenditi Roma, dai. Ma perché stai offrendo i soldi al Papa? No, stavo guardando se calava, capito? Ci diamo Roma, gli do 200 euro. No. Vai, forza. No, aspetta che siamo messi malissimo, siamo a zero. Qua. Ma neanche se gli dai nella vita vera 200 euro così. Siamo a zero di riserve militari. Che disastro. Qua siamo in power. Se scoppia una guerra siamo nella merda. Dobbiamo costruire le caserme. Certo, bravo. Già le ho costruite tutte quelle buone. Dappertutto, anche nel deserto dobbiamo mettere le caserme. Ma non è che serva tanto. Poi chiede chi sarebbe contro di noi. Voglio vedere un attimo la schermata. Presente il mondo conosciuto? Ecco. Oh, buonasera Tiago, non ho mica visto. Tutti. Tutto il mondo. Da il Canate, gli Aztechi, Britannia, Albano. C'è da dire che risolveremo il conflitto mondiale perché tutto il mondo sarebbe conflitto solo con noi. Quindi ci darebbero il Nobel per la pace. Controversi di con... Non scendiamo compromessi. Una soluzione al dottor Manhattan, praticamente. Però funzionerebbe, eccetera. Adempiere bene. Vabbè, ragazzi, dai, facciamo sta pace. E che Dio ce la mandi buona. Non lui, perché gli abbiamo appena tolto la sede. Non il suo Dio. Vai. Abbiamo scoperto una nuova tecnologia diplomatica. Pontili. Cosa c'è? Cioè? I pontili con la diplomazia. Fa cadere dal ponte. Esigi Roma. In via richiesta. Bellissimo. Mamma mia, ragazzi. Ok, calmi.
Lo Stato... Vai! Scusa. La grande devastazione cattolica di Roma ha suscitato il desiderio di uno Stato indipendente, guidato dai papi e dalla Chiesa. Questa idea è supporto di gran parte della popolazione che ora si rivolge a... per ottenere l'approvazione. Oh, ah, è diventato il nuovo papa? No, epico. Non sosterremo mai tale Stato. Perdita di uno di stabilità e di 10 di prestigio... E tutto il mondo, compreso San Gennaro Marittima e Nuova Trinacria, perde l'opinione di 0-20. Roma appartiene di diritto a loro e invece prendiamo solo... cosa facciamo? 25 di prestigio lo prendiamo, sì, cosa facciamo? Ma non è che gliela ridiamo se dici che Roma... certo, se Roma appartiene, ci diamo a Roma... Scusami, Flacco, ma tu... Ma meno 20, non meno 0-20. Meno 20. Meno 0-20, è leggermente diverso. No, io voglio il VAR qua, non ci credo. Comunque, non so per nazionalizzare mai. Costa 999 amministrativo. Che la facciamo? Gliela ridiamo e la prenderemo in un secondo momento, non lo so. Già mai. Ridargliela dopo aver fatto, cioè, la coalizione tutti contro, che sembra... Esatto. Va bene, vai, tienitela. Vogliamo le brutte notizie, non lo abbiamo fatto. Ormai. Vogliamo morire con onore. L'impero mediterraneo è alla sbarra. Ecco, ecco, è finita. Tutti. Oh, perdi di stanchezza. Attenzione, Nuova Trinacria vuole libertà. Prussia ha posto fine all'alleanza con noi. Alleanza rigettata. Madonna, che è la Madonna. Preoccupante, tutto preoccupante. Rosicata, eccessiva. Sì, infatti, manco avessi tirato giù il Papa. No? Abbiamo tutti contro, porca tra... Ok, i diplomatici devono fare un bel lavoro adesso di risanamento. Ma purtroppo... abbiamo i malus pure. Va bene. Abbiamo malus tutti. Vediamo qua. Qui ci abbiamo che uno è più nelle dipendenze, aspira alla libertà. Evento funesto imminente. Rivali insufficienti. Ma manca solo una cometa adesso, sì, abbiamo fatto. Non la chiamare. Abbiamo fatto male. Un rivale malissimo. Possiamo mettere a Gerusalemme, che l'unico... è l'unico che non ci odia, dobbiamo mettercelo lì male. Ma proprio... C'è uscito che possiamo restaurare l'impero romano. Madonna. La vedo male. Infatti teniamo un profilo basso, mettiamoci al commercio, siamo buoni. Esatto, siamo a fischiettare adesso. C'è l'evento c'è l'evento funesto, ragazzi, l'evento funesto è brutto. Cioè, dov'è? Questo qua, conflitti interni. Ci abbiamo i separatisti ovunque. Dai, ce la facciamo a gestirla, ce la faremo. Tutto questo per un insulto da parte del Papa. Sì, continuo a sostenere che non si sia comportato nella maniera corretta lui per primo. Tutte le grandi rivoluzioni nascono per questi motivi. È un insulto. Voglio dire, il protestantesimo in Inghilterra è nato perché a quello non gli venivano figli maschi. Che è il corso della storia, che è sempre quello. Beh, io direi di far girare un po' la diplomazia, risaldare i... Madonna, come siamo messi, meno 10. Invitiamo a cena qualcuno, qualche esponente politico. Il canate è il nostro miglior amico con meno 88, cioè per dire. Gerusalemme se ne strafregata del Papa. Sì, esatto, Gerusalemme. Non frega niente. La Prussia, attenzione, contadini mediterranei. Dove? Adesso rischiamo anche la Madonna, 38.000. Adesso non vorrei dirlo. Diamoci giù un po' di truppe. Ma aspetta, 38.000 a Palermo. Guarda il Marocco. Ascolta, io c'ho due occhi e 60 messaggi. Dammi un attimo. Guarda il Marocco. Il Marocco è finita proprio. Mamma mia. Va bene, non è un problema, risolveremo anche questo.
Bellissimo. Signor Vernizzi, signori... svaluti la moneta, così fermeremo i contadinacci. No, potrà... no, no, calma. Non potranno comprarsi neanche il pane. Proprio la chiusa. Tiago ha appena finito di dire, siamo tranquilli, fin quando l'Egitto e le colonne d'Ercole sono in mano nostra, stiamo tranquilli, povera rivolta. Alla capitale verrà fatto un massacro di rivoltosi. Poi li picchiamo tutti quanti lungo le strade. Esatto, facciamo presente che i rivoltosi non sono il popolo, ma sono dei mercenari pagati dalla perfida Albione, ricordiamolo. Sicuramente. Nessun popolano, ma che è che c'è qua? Ah, nessun popolano è stato maltrattato dall'esercito. Allora. Vabbè, ma là sono degli scappati di casa lì comunque. Eh sì, ma infatti la casa non ce l'avranno mai più questi. Bruciata tutta. Devo costruire caserme proprio. Sì, sì. Nuova, nuova campagna. No, sti messaggi di merda, porca troia. No. Campagna, una caserma cittadino. Ognuno avrà un esercito per difendersi. Ognuno avrà un drappello alla mattina. Quantomeno un plotone. Quando scende a far colazione e squillano le trombe del plotone, bellissimo. È al lavoro con la scorta. Riprendendo le nostre roccaforti, intanto. Beh dai, poteva andare peggio. Buon rivolto, date. Magari, visto che comunque siamo in positivo, i forti li terrei attivi, se non costano così tanto, giusto per evitare, no? Spiacevoli. No, tienili attivi, perché i maiali vede disattivati, rompono il cazzo. Come stiamo fuori le navi da una flotta? Donna. Devi cliccare, se ti... sul tipo di nave la puoi scorporare. Ah, devi creare una nuova unità, Verni, devi premere B come scorciatore. Se le vuoi dividere visto. Così via. C'era la prima la faccia di chi sta muovendo tutta sta roba. Pagani, mamma mia. Pagani contro di noi, ma come i pagani contro di noi? Per... siamo andati contro il cristianesimo quando leggevano loro posta e siamo venuti di me. Pure se realtà le classi sociali. Ho diluito la fedeltà. Madonna, qua. Questi sono i separatisti Butru. Questi si vedono. questi sono Butru, no, non fidatevi. Le caserme, proprio che dove facciamo le caserme? Sì, sì, No, dove? Dove le faremo le caserme? Ovunque, c'è! Cioè, ogni cittadino avrà 100 metri. Avrà una caserma a fianco casa. Ma con Roma non abbiamo guadagnato niente. La fine. È stato solo un capriccio. Per dire... Ma noi dobbiamo rimettere la stabilità a 1, cioè a 0. Dobbiamo aspettare 400 di amministrazione. Vedrai. Per favore, dopo questa poi ci dobbiamo fare i cazzi nostri, per favore. Perché i prossimi 200 anni. Prendi quello col morale, assolutamente. Mustafa Amara. Sì, sì. È amara proprio. T'ho già sentito questo. Lì che cazzo ci arriva laggiù? Dovevamo venderlo quel pezzo di terra. Aspetta, metti pausa, lo vendo adesso. Qual è il pezzo di terra in questione? Carsi. No, Carasi. Vendo cazzo, Carasi è. Allora. C'era sotto la ricerca, ti ricordi? No, sì, aspetta. Devo tornare. Deve tornare il diplomatico, vai. Se vediamo se gliela vendo. 12 mi... giorni, non credo. Prenderanno prima dei 12 giorni. Vabbè, però gliela posso vendere occupata. Non faccio sconto. È la nuda proprietà, però. Non c'è il diritto reale sopra. C'è la nuda proprietà. Tassatela. No, mai tassare il popolo. Separatisti di Bisanzio.
sono quelli che rimpiangono i tempi dei catafratti. Si sono rivoltati. Beh, adesso non vorrei dire, ma stiamo sistemando un bel po' di roba qua. Un eccellente progresso, perdita di 5 di ostilità contro gli attivi di Talamanca. No, Carasi non me la fa vendere perché è occupata. Compresti mai una casa occupata? Vabbè, se ne sta andando. Dobbiamo portare solo dei tizi lì. Ha giocato nuovo, si è stancato. Espulsione di una minoranza, che liberazione, madonna. Non è burato. Ah, intanto i separatisti bizanzi hanno preso legnate da Nicea. Usiamo marocchini. No! Proprio davanti agli occhi ti sono sbucati. No, non portare questi. Ormai. Sì, non ti preoccupare, stiamo facendo caserme in giro per il mondo. Intanto come... Oh, aspetta, oh, piano coi sassi. Oh, piano. Nuova nazione coloniale. No, nuova colonia! Sì. No, c'è scritto nazione coloniale in alto. Sì, vabbè, nuova nazione coloniale. Vabbè, Flack, Backfield, che cazzo di puntiglioso. Mamma mia. No, perché Flack mi ha corretto nuova colonia. Però c'è scritto nazione coloniale. Un nuovo profumo, intendevo. Ah, ecco. Quindi questa blocca aveva detto il nostro amico... Nova Guastalla. Ma metto Nova o metto Nuova? Metti Nova, Nova Guastalla. Ah? Che bello. Che glorioso. Va bene? Benissimo. Va rossa, Ti piace il rosso? Qua c'è un rosso, un giallo e il verde, mi pare. Perfetto. Io ho visto il mondo come sta andando, lo vecchio varato qui non ci troveranno, ce la spendiamo lì, tranquilli, facciamo calmare le acque. Oh, siete finiti. Ah, qua sta andando l'esercito, ma si è pigliato in faccia i nemici. Se ne occupi lei, guarda che ce ne sono altri 9.000 qua che sono in attesa di... Intanto io li voglio... Io intanto vi voglio dire com'è composta la popolazione di Nuova Castello. Ci sono romagnoli, ci sono lombardi, ci sono canuri, ci sono butru egiziani, ci sono toscani e ci sono bozzo. 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 È entrato a far parte di una coalizione contro di noi. No, dai, non fate queste cose. Queste brutte cose. Possiamo mandare. Mettete il tizio a fare. Migliorare le relazioni. Perché. Sì, infatti, allora vediamo qua. Dov'è che in maniera automatica. Tutti quelli. Ma quindi che... anche di dare via il culo per migliorarle, perché sennò qua la vedo nera. Pian piano il costo si sta abbassando. Sono queste le avversità che dobbiamo fare, che dobbiamo vivere con il popolo, con l'impero mediterraneo. Il popolo mediterraneo dovrà soffrire, ora siamo da soli contro il mondo. Veramente. Intanto è nata la Croazia. Intanto prendo in prestito un'undicesima flotta di Palermo, che non so dove sia dislocata nel mondo, tra l'altro. Per andare a scassarsi contro gli scogli. Era l'attracco più veloce. Una colonia è autosufficiente. Mischito. Ma chi sei Mischito? Messaggio da Mischito. Considera, no, mai proprio. Preoccupante. Me lo fa vedere. Separatisti dell'Algeria. Vedi. Va bene. Mamma mia, che spam di messaggi. Sì, infatti ho paura di cliccare robe che non dovrei. Sei bravo. non vedi guerra contro? Contro chi? Contro di noi, no? Non è che sono in guerra, ci odiano. Quindi sono tutti una grande coalizione vietato a Mediterranea. Poche storie, poi solo per il Papa. Sì, ma infatti...
Cioè, lo abbiamo rapito per centinaia d'anni, il Papa. È vero, nessuno ha detto niente. Non hai detto niente, era pure nostro amico, cioè.